Beh, quindi torniamo un attimo indietro a questa magnifica piazza dove lei è arrivato, mi sembra, verso la fine degli anni 70. Ecco, ma 60. all'epoca, per continuare a parlare di pittura e quindi delle figure che lei in qualche modo ha catturato, c'era un famoso Baralla, che mi sembra proprio qui vicino. Sì. Era una trattoria molto curiosa perché quando si entrava dentro si rischiava di pigliare delle padellate nella testa, in quanto il vecchio Baralla spesso litigava con la moglie e quindi volavano un po' di tutto, dalle forchette alle polpette, a qualsiasi cosa che c'era in cucina, frullava per aria. Ecco, Beh, Baralla è nato friggitoria, cioè quando io sono venuto via alla fine degli anni 60, non 70, era una friggitoria, cioè apriva verso le 4 e le 5 la mattina perché il mercato cominciava allora e cominciava a friggere polpette. E quindi non era un ristorante, si facevano le polpette e poi naturalmente c'era la mescita del vino e a mezzogiorno, se non nel pomeriggio, alla fine del mercato facevano il cosiddetto rancio, che era una specie di zuppa. Ecco, questi erano. Allora la mattina, io sono sempre ora un po' meno, francamente, ma a quei tempi venivo assai presto allo studio. E per tutto l'anfiteatro c'era questo odore di polpette straordinario, che io poi ho ritrovato in un ambiente analogo a Parigi, alle Halles, e anche là c'era un profumo che si espandeva che era di patate fritte, erano le fritte, e qui polpette e là patate. Era una specie di connubio ideale che nella mia mente si verificava fra questi due quartieri che ora sono scomparsi anche là. Ecco, questo è un po' il punto. Due profumi diversi, ma probabilmente che avevano la stessa origine, no? Sì. E che cosa è rimasto di questo mondo? Ora, lei che ha varcato ormai il secolo, quindi è entrato nel postmoderno, diciamo. Sì, no, sono rimaste le persone, francamente, ecco, è logico che tutto il mutamento che avviene in tutte le cose, viene, assorbito nel tempo anche dalle persone, con le variazioni che ha subito. E quindi un ragazzo di oggi pensa che la piazza sia sempre stata così, non è che, e quindi la percezione del passato l'hanno solamente, e ormai siamo pochi quelli che hanno vissuto anche tempi diversi. Ecco, però, per esempio, uno come Manlio Calcogni, grande poeta Beh, che lei ha conosciuto, certo. ultra novantenne, mi sembra, quindi un po' più grande di lei. Sì. Ecco, non so se l'ha vista recentemente, che cosa che cosa può questo grande poeta ancora rappresentare in questo mondo del terzo millennio? Eh beh, naturalmente se si dà Lei l'ha valore, conosciuto, sì naturalmente. certo, ha anche presentato una mia mostra in passato, insomma non c'è un rapporto continuo, però sicuramente da parte mia una grande stima e un grande affetto. E anche Calcogni è un personaggio che è sempre stato molto autonomo. E direi sempre un passo più in là della sua epoca. E naturalmente quando uno arriva ad avere 90 anni rappresenta un indiscutibile tesoro per tutti gli altri, nel senso che può parlare avvedutamente sia del passato che del presente, quando ha la vivacità e l'intelligenza che ha lui. Quindi grandi figure ancora del Novecento, diciamo così, no? Sì, beh, sa, direi che questa non è una novità, è sempre stato. Io ho grande rispetto di coloro che mi possono dire ciò che hanno visto e che hanno Ecco, sentito. lei ha conosciuto proprio a proposito di queste figure molto singolari anche Mario Tobino. Sì.
Com'era Mario Tobino dal punto di vista della sua arte, della letteratura? Beh, è stato uno scrittore importante e molto particolare. E anche lui, insomma, ha sempre manifestato questa sua aderenza ai tempi in cui è vissuto, ma ha sempre privilegiato una visione critica nei confronti del periodo in cui ha vissuto. Lui ha vissuto anche principalmente l'epoca della dittatura e quindi ha sempre manifestato la sua avversione a tutto quello che è negativo nei confronti della libertà. Era un uomo libero, ecco. E se ricordo bene, mi corregga se sbaglio, ma mi sembra che lei abbia fatto addirittura una grande mostra su Mario Tobino. Sì. Da vivo o da morto? Io non ricordo. No, è abbastanza recente. Appunto, una mostra commemorativa a Milano. L'ho fatta a Fiesole. A Fiesole, perché a Fiesole, lui ha vissuto. Sì. Già, esatto, sì. Fu il comune di Fiesole che voleva in qualche modo ricordare la figura di Tobino, che è stata a Fiesole da tanti anni. E era una mostra a cui io ho tenuto molto, era intitolata Il muro e il mare, nel senso che vedeva i due aspetti di scrittore di Tobino, uno il muro riguardante il manicomio e uno il mare riguardante la sua attenzione per tutta la vita marinara di Viareggio e dei naviganti. Ecco, sempre per parlare ormai di ultra novantenni, perché si parla della cultura dell'arte dell'altro secolo, ormai siamo a questi bordi del tempo. Qui c'è un altro addirittura centenario che è, in qualche modo è un artista anche lui, ma dello spirito. Non so se l'ha conosciuto, Arturo Paoli, sì. Che vive qui. L'ha conosciuto? Sì. Cioè, l'ho conosciuto da giovane. Fratello Arturo Paoli, ecco. Sì, è uno che ha una grande... Sì, insomma, anche lui è sempre stato, diciamo, un polemico e lo considero un avversario del dogma, il dogma inteso nel senso restrittivo del termine. È più la sua visione aderente a quella che è la vita, cioè la vita vera, che non alla prescrizione. E è molto amato anche da... Io non sono religioso, quindi la mia visione è così laica, ma è molto amato anche da coloro che praticano la religione, la religione cattolica, perché in definitiva, pur essendo aderente alla dottrina, dà della dottrina una visione umana, cioè che in definitiva prende la sua vivacità e il suo spirito dall'uomo. E questo secondo me è un lato molto apprezzabile. Senta Possenti, adesso vorrei parlare un attimo anche della sua pittura, perché sicuro. Allora, dicevo, lei è un, si diceva, è un grande pittore, molto particolare, però qualche maestro, qualche punto di riferimento l'avrà pure avuto. Qual è stato il suo o i suoi maestri? Ma sai, io nasco autodidatta e quindi non ho seguito scuole d'arte e quindi non ho avuto maestri in questo senso. E direi che non c'è nemmeno un maestro al quale mi sono riferito. E c'è una ragione nel dire questo, che alla mia età io continuo tutti i giorni a imparare sempre da tutti. Quindi ho migliaia di maestri, ho avuto. Qual è il senso di questa cosa? È che quando vedo una cosa dipinta da altri, ovviamente, la osservo attentamente
E quindi non solo le opere ovviamente dei grandi maestri, ma anche dei pittori, perfino dei dilettanti, perché può darsi che a volte anche inconsciamente queste persone riescano a trovare delle soluzioni di pittura importanti che io non avevo visto, non avevo provato e che mi servono, naturalmente non in ordine di copia, ma in ordine di suggerimento, per applicarle a quelle che fa, a quello che faccio, perché si dice, per esempio, per quanto mi riguarda la fantasia, ed è vero, è un fatto naturale, la mia mente è sempre portata all'immaginazione, però nella pittura l'importante è la pittura, e cioè il modo, la forma, la sostanza pittorica che il pittore appunto adopera quando manifesta il suo pensiero. Ecco lì, da questo punto di vista mi viene in mente una cosa. I suoi mondi, lei che dipinge questi mondi un po' sognanti in qualche modo, no? Figure che vengono dal reale ma vengono in qualche modo trasfigurate, no? Sicuro. Ecco, lei non poteva conoscere Chagall, no? Perché è vissuto in un altro posto e molto prima di lei, però... No, io l'ho conosciuto. Ha conosciuto, sì, Chagall, sì. Questo non lo sapevo. Sì, sì. Allora, vede, perché il dubbio che mi era venuto guardando i suoi quadri è che ci fosse in qualche modo dell'affinità, ma da questo punto di vista, sì, voglio dire, sì, sì, dal punto di vista, sì, del sogno. Certo, sa, l'affinità... Come ha conosciuto Chagall? Sì, sono stato a trovarlo quando ero quasi ragazzo. E dove? A Vance, dove lui stava in Costa Azzurra. L'affinità è con lui ovviamente e con tanti altri che hanno operato o operano ancora oggi nell'area della pittura fantastica, e quindi quando c'è questa trasposizione dal reale all'immaginario, è chiaro che un denominatore comune c'è in tutti quelli che operano questa specie di astrazione da quello che è il reale per portare il reale nell'ordine del sogno e dell'immaginazione, e a cominciare da Fiamminghi, da Bosch, da Bruegel, a cominciare anche da loro, ma direi a cominciare addirittura dalle prime espressioni figurali che erano quelle della pittura rupestre. L'uomo delle caverne non è che si mettesse a guardare il bisonte e a dipingerlo, ma dipingeva la sua immagine fantastica dopo averlo visto. Ecco, a proposito di fantastico, lei ha avuto modo di conoscere quel straordinario pittore che viveva sul Po di Gavue, mi sembra. Sì, viveva no, l'ho conosciuto. Perché anche lui faceva delle figure, disegnava delle figure assolutamente sì, fuori dal normale, sì, cioè, lussuriose. Però vede la differenza sostanziale, lui... Ma no, scusi, no, questa la devo rifare. Rifaccio la domanda su di Gavue. Dammi il via, A proposito di figure di pittori, di figure fantastiche, ha avuto modo di conoscere Legavue quando viveva nella sua capanna sul Po? No, di persona non l'ho conosciuto, però ecco, l'intenzione di Legavue non era un'intenzione immaginaria, nel senso della creazione di mondo diverso dal reale. Lui aveva questa specie di volontà rappresentativa di un mondo che lui vedeva reale, cioè la tigre una tigre per esempio di Ligabue, lui intendeva fare una vera tigre, non una tigre immaginaria. Diverso è per esempio, per quanto mi riguarda, il rapporto che ho con le cose, perché quello che rappresenta è come un eco delle cose. Io guardo, la visione in qualche modo viene trasferita nella mia interiorità e si manifesta poi dopo aver
vagato per l'inconscio e per la mia sensibilità interiore. Ecco, lei si sente, un'ultima domanda, si sente possente di dare qualche consiglio ai giovani artisti, ai giovani pittori? Ma sai, il consiglio lo posso dare non per quanto riguarda la pittura intesa nel senso dell'espressione della propria sensibilità, appunto, ma nell'ordine della ricerca della verità, nel senso che spesso accade, ma è sempre accaduto, non è che sia una questione che riguarda i giovani di oggi. La pittura ormai è diventata un qualche cosa, un'espressione che non è riportabile a un metro, e come era per esempio nell'Ottocento o nei secoli precedenti. C'è stata un tipo di rivoluzione nella nostra area occidentale dagli impressionisti in poi, in cui il dipinto non è più visione della realtà, ma è qualche cosa di diverso. Lo stesso nome impressionisti, che era dispregiativo, i loro critici dicevano: tu non mi rappresenti la realtà, mi rappresenti un'impressione della realtà. È stata una visione diversa dell'arte, anche in parte grandiosa, ma in parte limitativa di quello che era un metro di visione che c'era in precedenza. E quindi si ha la possibilità spesso di manifestarsi attraverso un bluff, cioè ormai tutto è possibile, tutto è pittura. Ma ai giovani cosa gli diciamo? Ecco, di dire un giovane, cioè uno che deve dire quello che sa e che sente, non in relazione a quello che fa per farlo vedere o perché rientra in una sfera di mercato o perché in qualche modo viene imposto, tra virgolette, all'attenzione degli altri. Ecco, questa ricerca di verità che credo che sia applicabile all'arte, ma che sia applicabile poi a tutta la nostra vita. In fondo, probabilmente, se tutti noi agissimo secondo questo criterio, le cose sarebbero assai più semplici e in fondo anche i nostri rapporti sarebbero più semplici.